distogliendovi da un'aria fresca magari che potreste prendere in terrazza. Però l'argomento che tratteremo stasera è importantissimo e vale la pena dedicarci la vostra attenzione. Il titolo che avete appena visto e letto, bioelettronegatività, è un sistema che si basa su un principio scientifico, cioè le cariche elettriche negative che sono presenti nell'ambiente e quindi nel nostro organismo. Parleremo un poco di questo argomento, molto diffusamente direi, ma prima di entrare nel vivo della discussione vogliamo presentarvi, vediamo chi sono gli ospiti, i graditissimi ospiti che partecipano a questa trasmissione. Allora, a questo appuntamento partecipano qui a fianco a me il dottor Mariano Orrico, commercialista, appassionato di medicina, nato a Sarno, laureato in economia e commercio, ma che per amore della medicina ha scoperto una lamina, un metodo facile, sicuro e naturale per guarire tutti i mali. Quindi abbiamo il professor Carmine Sarno, fondatore e direttore fino a qualche mese fa dell'Istituto di Chiroterapia del Salernitano, che nel proprio istituto ha curato con la lamina Bior, pazienti di Salerno e della provincia con risultati soddisfacenti, come egli stesso si autodefinisce, un giovane di 80 anni. Abbiamo quindi ancora il dottor Andrea Niglio, medico generico che si occupa di laser terapia e magnetoterapia con studio qui a Battipaglia, e per finire l'avvocato e il dottor De Lucia, radiologo presso la clinica Salus di Battipaglia. Ecco, dopo la presentazione, qui a fianco a me c'è il professore Sarno, il collega l'ha definito un giovane di 80 anni, e si sente, si vede anche un personaggio molto interessante. Ecco, noi vogliamo subito dire che il dottore Mariano Orrico, come diceva Giancarlo, è un salernitano puro sangue, perché è nato a Sarno, un paese della provincia di Salerno, un paese agricolo, industriale, molto importante. L'agricoltura sta un poco più industriale che agricola, quindi è un salernitano puro sangue, trapiantato però da qualche anno, da parecchi anni a Voghera, 41 anni, un paese in provincia di Pavia, per lavoro, lì fa il commercialista. Sono sposato e ho 4 figli. È sposato. Sono nonno. Figli. E anche nonno. Ecco, il dottore Orrico ha inventato una lamina. Noi l'abbiamo subito battezzata la lamina della vita. Lui invece l'ha battezzata Bior, che viene da bios, che significa dal greco vita, e or, che sarebbero le iniziali del suo cognome, Orrico. Ecco, lei ha messo a punto questa lamina. Vogliamo subito introdurre l'argomento chiedendole, ed è importante che la gente lo sappia, su quale principio poggia questa sua teoria. Lo dica in termini molto semplici, in modo che possano... Brevi e sintetici. Ecco, magari non tanto brevi, ma semplici. L'universo. Quindi la fisica ci insegna che l'armonia dell'universo si regge proprio su due forze contrapposte, che sono proprio, si identificano nella elettricità positiva e quella negativa. Quindi tutte le sostanze che sono nell'universo sono neutre perché hanno tanti protoni e tanti elettroni. La Terra è nell'universo, segue questa regola. L'uomo che è sulla Terra non poteva sottrarsi a questa legge di natura, quindi è un corpo elettrizzato. Però a differenza di tutte le altre materie che sono nell'universo, il corpo umano è a prevalenza negativa. Quando questa negatività diminuisce e proporzionalmente aumenta quella positiva, dallo stato di buona salute si passa alla condizione di malattia. Quindi ogni male... Quindi tutti i mali non provocati da un microorganismo. E quindi possiamo elencare, non so, dalla debolezza mentale, non malattia mentale, che raccoglie poi ansia, angoscia, depressione, ossessione, fino ad arrivare alla paranoia e schizofrenia, per arrivare anche al fenomeno cancro e anche al fenomeno droga. Come non so, l'ulcera, l'asma, diabete, che sono attività metaboliche, si possono curare benissimo questa terapia, che è una terapia perché non ha né effetti collaterali né controindicazioni. Questo è molto fondamentale, cioè è innocua totalmente. Quindi facciamo la parte del diavolo, se bene non fa, male non fa. Questo è molto importante. Quindi in effetti, se noi, cioè la nostra cellula, riesce a ricostituire costantemente
il suo patrimonio elettronegativo, che si consuma e dispende proprio con la vita metabolica, non succede niente, la cellula rimane sana e non succede niente. Invece quando la cellula non può più ricostituire questo patrimonio elettronegativo, comincia a succedere qua, cioè la cellula prima si infiamma, poi si ferisce e poi muore. Quindi lei ritiene che tutte le malattie e i dolori non provocate da un microorganismo, non provocate da un virus, diciamo, virus, batterio e bacilli, ecco, eccetera, dipendono, cioè, da un agente esterno, dalla mancanza di c'è carica, uno squilibrio elettrico di carica negativa, carica negativa, perché noi siamo prevenzione negativa, e questo solo li può constatare con una tranquillità esemplare. Se noi facciamo un foro in una vena, il sangue zambino, mettiamo in una provetta, si mette in una macchina dove c'è un galvanometro, misura carica elettrica negativa. Se invece noi dovessimo legare il vaso, in modo che il sangue non può più scorrere, e depositano tutti i globuli, cioè tutti gli organelli che sono nel sangue, depositano, prendiamo il sangue, lo mettiamo nel galvanometro, misura carica elettrica positiva. Lo stesso tessuto tumorale, se si mette dentro una la sonda del galvanometro, misura carica elettrica positiva, perché c'è una elevatissima concentrazione idrogenionica, tanto è vero che il tessuto tumorale è acido, e ecco, acido vuol dire elettropositivo. Ecco, a parte le alcune paroline un po' scientifiche, lo doveva dire, comunque mi è parso, vale, di poter capire, qualche parola c'è, ma è ovvio che le dicesse. Mi è parso di poter capire che il professore Orrico ha messo dottore. A punto, il dottore Orrico ha messo a punto questa lamina di resina speciale, la quale è strofinata su un velo di pecora, una pelle di pecora. Di pecora, sì. O di montone, non è la stessa cosa? Sempre pecora lei. Più grande. Che sia pecora. Perché le faccio questa domanda, gliel'ho fatta subito, perché ci è stato chiesto questo. Il montone è uguale alla non pecora. Non c'è nessuna differenza, perché i peli della pelle, sì, della pecora, diciamo in generale maschio o femmina che sia, sì, è fatta di proteine e di grassi. Però questa pelle deve essere ben conciata, e ben conciata si intende che venga neutralizzata l'azione dei grassi, se no la lamina non si carica, perché la pelle è il più potente accettore delle cariche negative ambientali. Bene, e con lo strofinio, sì, dà le cariche alla lamina, perché la fisica ci insegna che le materie resinose si caricano elettronegativamente, se fosse vetrosa si carica elettropositivamente, cioè la pelle che leva le cariche alla materia vetrosa. Bene, quindi mettiamo un primo punto fermo. La lamina strofinata in un vello di pecore assorbe elettricità negativa dall'ambiente. Sì, lei si assorbe, ma li sottrae proprio. Li sottrae dall'ambiente. Perché è una questione di strofinio. Quindi le trasmette queste cariche negative. Poi dalla lamina queste cariche vanno perché partono e viaggiano a 290.000 km al secondo, quasi come una luce. Vengono attratti all'organismo perché noi all'esterno siamo elettropositivi, tant'è vero che la nostra pelle è fatta di cheratina al 95%, quindi zolfo elettropositivo, attira le cariche e vanno dentro per attrazione o induzione elettrostatica. Bene, quindi noi continueremo sull'argomento perché abbiamo tantissime domande da dire. Intanto Giancarlo mi pare che abbia premura di fare una domanda subito al dottore che sta dall'altra parte, il dottore Di Lucia, che è un radiologo. Sì, il dottor Dulcino, volevo appunto fare una domanda perché ha visto già delle radiografie della signora Maria Barba, moglie dell'avvocato Barba, appunto, che era affetta da un tumore ai polmoni, quindi irreversibile, quindi maligno, quindi non c'era più niente da fare, e la signora si è curata con la lamina. Voi avete già visto le radiografie che sono state effettuate dopo, quindi a guarigione avvenuta, e appunto vorremmo dire cosa ne pensa, appunto, ecco, da radiologo, ecco, vedendo queste radiografie, cosa ne pensa di questa guarigione avuta così con la lamina, ecco, senza medicine, senza ricorrere alla medicina ufficiale, se così vogliamo dirlo. Sì, io ho visto queste radiografie, faccio una premessa, con il permesso del marito della paziente, quindi ne possiamo parlare tranquillamente. Si tratta di alcune radiografie del torace eseguite a distanza di tempo, e la prima praticamente documenta un quadro effettivamente tragico. C'è una disseminazione diffusa nei vari campi polmonari in ambo i lati di noduli metastatici. Purtroppo noi radiologi, quando ci troviamo di fronte a questi quadri, e la situazione è sempre la medesima, perché sappiamo benissimo che il paziente in quella situazione si trova in una fase ormai tardiva per qualunque tipo di intervento.
Ecco, lei quindi mi dice già che con... Per com'era la radiografia, per com'era la situazione della signora Maria, era impossibile una guarigione. Certo, il quadro è disarmato. E nella mia modesta esperienza, tutti i controlli che ho via via, e nella migliore delle ipotesi c'è una stabilizzazione di questa diffusione secondaria, e l'augurio di tutti è che appunto in ogni controllo questi noduli permangano tali e non aumenti. Invece nel caso in discussione, nei controlli successivi questo numero di metastasi è diminuito fino all'ultimo controllo, dove addirittura questa diffusione metastatica è scomparsa del tutto. Quindi possiamo dar ragione a questa lamina che ha effettuato. La mia testimonianza in questo campo è che si tratta certamente del medesimo paziente, quindi non è assolutamente potuto avvenire uno scambio di radiografie. Quindi il medesimo paziente, c'è la data stampigliata sulla pellicola e quindi c'è la successione temporale e cronologica dei vari controlli, e l'ultimo praticamente testimonia la scomparsa totale di queste metastasi. Dopo quante applicazioni, se si può sapere, è avvenuta appunto questa guarigione di queste metastasi diffuse? Penso che più che, ecco, la mia è una testimonianza che si riferisce alle radiografie, ora l'applicazione o meno, nei termini, nei modi. Ecco, dal lato radiologico quindi è impossibile che ci sia stato un'assunzione di medicina, certo, o un qualcosa che poteva eliminare, certo, con altre terapie che abitualmente si praticano in questi casi. Le ripeto, nella migliore delle ipotesi c'è una stabilizzazione del quadro ed è già un grande risultato questo. Ecco, allora ringraziamo il dottore Di Lucia, il posto suo fra poco sarà preso dall'avvocato Barba, che dirà in prima persona come sono andate le cose, quanto tempo è durata la cura, quante applicazioni la signora ha voluto fare. Nel frattempo io dovrei fare una domanda importante al dottore Orrico. Ci è stato chiesto e noi subito gliela giriamo la domanda. Quali malattie riesce a guarire la sua terapia, la sua lastra, la sua lamina? Ma l'ho detto prima. Quali nella fattispecie? Asma, artrosi, diabete, tumore, anche i drogati, come dicevo prima. Diabete l'ho detto, ma mi dice disfunzioni renali, sì, disfunzioni ai genitali, malattie mentali anche, e le debolezze mentali, debolezza non mentale. Malattie mentali, dico debolezza, insisto su questo termine, perché il cervello di tutti coloro i quali danno segno, manifestazioni esterne che delle volte si volgono contro se stesso o contro gli altri, che noi generalmente normalmente diciamo pazzi, sono solo dei deboli di mente, perché c'è uno squilibrio elettrico a livello cerebrale, il cui cervello, diciamo, di questa gente è integro, quindi non c'è una interruzione tessuto cerebrale. Ed è una questione di, non solo di squilibrio elettrico, che poi comporta da parte del cervello la quasi carenza, per non dire totale, eliminazione della produzione di due ormoni, chiamati encefaline e endorfine, che sono una morfina biologica, che servono proprio a evitare la diselettrizzazione dei neuroni. E quindi se noi leviamo la diselettrizzazione, cioè avviene, la membrana cellulare, dove c'è poi il segreto della nostra vita, comincia a perdere la forza e quindi comincia a rallentare la funzione metabolica. E secondo l'irrigidimento di questa membrana e la riduzione di questa attività metabolica, abbiamo delle manifestazioni esterne a cui noi diamo un nome preciso: ansia, angoscia, depressione, ossessione, come dicevo prima, ebefrenia, fino ad arrivare alla paranoia e schizofrenia. Ecco, professore, l'applicazione. Non professore. Dottore, l'applicazione, chiedo scusa, sì, l'applicazione di questa lamina varia nei tempi da soggetto a soggetto, da malattia a malattia? Da malattia a malattia. Quindi nell'età non conta niente, e maschio e femmina non conta. Quindi solo la malattia. E secondo poi l'incidenza della malattia, c'è una terapia d'urto, se come nei casi dei tumori, sì, oppure una terapia normale due volte o tre volte al giorno. Ecco, il paziente come fa a sapere i tempi di durata? Gliele scrivo io. C'è un prospetto apposta per indicare i minuti che devono fare, quando devono farlo, come devono farlo. Sì. Oltre a questo io suggerisco anche un'alimentazione, sì, normale e naturale, cioè non la famosa dieta drastica, questo no, quello no,
Io parlo di cibo che deve contenere quelle sostanze vitaminiche o di minerali che sono necessarie a tutti gli organismi, sì, senza eccetera. Però ci sono delle sostanze che non fanno bene a nessuno. Per esempio, l'olio di semi è un tossico che è veramente spaventoso, come la margarina, perché ci sono dentro, sono fatte prima con additivi, con sostanze chimiche, e le sostanze chimiche rimangono in queste sostanze. Il burro, per esempio, se è naturale è buono, se no ha tre conservanti, cioè tre additivi, conservanti, coloranti e gustativi. Però quando è dentro, anche se il gusto al palato è veramente fine e piacevole, ma quando è dentro l'organismo fa quello che fa. E allora che cosa succede? Perché olio d'oliva. Olio d'oliva extravergine, cioè pure di oliva, questo è importante. Bene, sull'alimentazione poi torneremo, vogliamo ampliare un po' il discorso qui là. Intanto io invito il pubblico che ci segue, che volesse intervenire telefonicamente per porre quesiti al dottore Orrico, può chiamarci, i telefoni sono liberi, i numeri sono ormai, probabilmente li conoscerete, 26666, 26677, nel distretto e fuori distretto ci vogliono i prefissi, da Salerno 089, dal Cilento 0874 e così via, 0974 eccetera eccetera. Dunque, detto questo, le do un attimo di respiro e vogliamo fare, Giancarlo, un'altra domandina. Tu sì, ti inserisci sempre bene, sei un po' provocatorio stasera. Facciamo una domandina per esempio al nostro simpatico ottantenne, il professore Sarto, che per anni ha diretto, parecchi anni, ha fondato anni, e ha diretto, come tu dicevi, ecco, il centro chiroterapeutico salernitano. Adesso da qualche mese si è messo un po' a riposare, ed era anche giusto questo. Ecco, vogliamo chiedere. Io volevo appunto chiedere una cosa al professor Sarno, no? Cioè, visto che voi avete avuto dei pazienti che avete curato appunto con la lamina bio, voglio sapere se è stata un'esclusività l'adoperare questa lamina dentro il suo istituto, oppure se avete anche adottato altre forme di guarigione a secondo dei casi che si presentavano. E la diversità, soprattutto la diversità che c'è stata nelle guarigioni e quindi oppure nei miglioramenti dei casi tra la lamina e gli altri casi, ecco, siccome voi trattate appunto chiroterapia, no? Sono dei sistemi che non tutti conoscono, comunque che si frequentano solo, che si fanno solo in questo istituto, quindi la diversità di questi interventi e come cosa ne pensa il paziente, come reagisce il paziente di fronte a queste applicazioni. Guardi che io stasera avrei voluto che al posto mio stesso proprio i pazienti curati con questa lamina del caro dottor Orrico, ma l'ho saputo appena per ieri sera, non sono riuscito a trovare altro il paziente da portare qua e testimoniare. Se quelli che sono stati curati con la lamina di cure chiropratiche o fisiche non valevano niente, perché io ho curato tutti altri disturbi ai miei pazienti. Ero curato gratuitamente, il dottor Orrico lo sa, e lo sanno tutti. Ora, io ho curato, ho avuto la prima volta questa prova. Una signora di Vallo della Lucania che veniva a curarsi per artrosi mi confidò che era preoccupata e aveva un disturbo al cuore, il cardiologo aveva trovato un disturbo, se potete fare niente, e proviamo questa lassa, era pochi giorni che era andata a prenderla. Una donna di 44-45 anni con tre figli, aveva allattato quattro figli, allattato lei personalmente, quindi applicai questa lassa sulla parte sinistra, sul cuore. Dopo una decina di giorni disse, sai, sono stato dal cardiologo, sto bene, non ha trovato niente. Può darsi che era un disturbo nervoso. Un disturbo nervoso, va bene, non ci badai. Però dopo 20-25 giorni venne da Valle della Lucania apposta allarmata, perché aveva notato che il seno sinistro era diventato più turgido dell'altro. E allora mi convinsi maggiormente che effettivamente questa lassa rigenera le cellule. Funzionava. Questo è uno dei tanti casi. E poi sì, adesso dico, prima che ti racconto un altro caso, abbiamo delle telefonate, sono due persone al telefono, sì, se le vogliono passare in studio.
Sì, mandiamo l'audio in studio, se è possibile. Pronto? Possibile. Pronto? Le telefono a farle dopo. Vediamo, può darsi che sia un caso... Stanno già un caso... aspettando. Pronto? Pronto. Pronto, chi è al telefono? Pronto, mi ascolta? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Dottore Comodo. Dottore Comodo, da dove chiama, dottore? Chiamo da Castel San Lorenzo. Sì, dottore, ci dica. Sono di guardia e stavo ascoltando la trasmissione. Sì, dottore. Ci dica. Volevo fare semplicemente una domanda, forse anticipandola, diciamo, rispetto che penso senz'altro verrà fatta poi nel corso della trasmissione. Volevo sapere dal dottore Enrico se l'applicazione terapeutica è indubbiamente di pertinenza medica, come è possibile e dove è possibile procurarsi la lamina e quindi le istruzioni terapeutiche per l'applicazione. Tutto qui, dottore? Penso di sì, per il momento. Va bene, lei sta, ci ascolta, ci sì, segue? Sì. Sì, sì, sì. Quindi possiamo interrompere la comunicazione, intanto il dottore, noi comunque avremmo già fatto questa domanda un po' più avanti nella trasmissione, perché probabilmente sarà sollecitata anche da altri telespettatori. Ecco, dottore, allora vuole dirci... Basta che gli interessati, ammalati se possono, o parenti o amici chi sia, vengano a Voghera, io do la lamina in omaggio, quindi non faccio speculazione, loro si devono preoccupare solo di comprarsi questa benedetta pelle di pecore che serve a caricare la lamina. In più c'è un prospetto dove dico, secondo la patologia, come deve essere fatta questa terapia. I minuti, i tempi, quindi il dosaggio e i tempi. Bene, crediamo che la risposta sia stata esauriente. Forse c'è ancora qualche altro in linea per il momento? Sì. Pronto? Si può bere. Sì, pronto? 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 Bene, allora... Sì, possiamo. Pronto? Pronto? No, pronto. Sì, signora. Da dove chiama, signora? Da Battipaglia. Chi è lei? Ci dica nome e cognome. Sono la signora Maria, senta. Comunque volevo farle una domanda, perché sono talmente confusa da tanti anni che mi è stato sempre detto che io soffrivo di colicistite. Sì. Una colicistite molto infiammata. Sì. E purtroppo da 2 anni sì. Mi dicono che c'è un'epatopatia cronica. Questo mi è avvenuto dopo che mi hanno fatto una biopsia. Signora, chiedo scusa. Può essere avvenuto tutto questo? Cioè, è un'idea mia, può essere accaduto dopo fatto la biopsia? Che no, si è stampiata colecistite, si è stampiata a... No, signor, no, signor. Ecco, signora, allora attenda un attimo che arriva subito la risposta. E poi volevo sapere se posso praticare questa cura che il dottore dice. Ma quello senz'altro. Signor, lei ha sempre avuto l'intestino in condizioni disastrose. O colitiche... oppure stitica. Ma veramente che corpo tutti i giorni, come gli feci tutti i giorni. Come va, non quando va, come va, signore, questo è importante, come sono le feci? Le feci tutti i giorni normale. E cosa vuol dire normale? Sono molto molle, sono molli? È normale, quindi lei, signora, lei è infiammata, perché la colicistite è in quelle condizioni perché l'intestino è infiammato. Quando è infiammato vuol dire elettropositivo, vuol dire che la mucina, una sostanza prodotta dall'intestino che è alcalina e serve proprio a neutralizzare l'acidità dei cibi che noi ingeriamo, vuol dire che questa mucina, aiutata dalla bile, non riesce a neutralizzare questa acidità e va verso, cioè questa, sì, l'acidità, e va verso la elettropositività. Mi mette in condizione lo sfintere di Oddi, che sarebbe quella valvola che sta alla fine del coledoco, che è un tubicino che unisce la cistifellea al duodeno, si irrigidisce, quindi la bile non riesce a fluire regolarmente, specialmente quando l'intestino è sollecitato. E allora si infiamma perché ristagna, ammonda questa bile e mette in crisi anche il fegato. E quindi, siccome lei è portata ad avere una certa epatite, ha anche l'epatite. Allora la possiamo curare questa? Ma sì che si può, benissimo, perché avrà anche le mestruazioni sfasate se ancora... Ecco, la signora è lì ancora?
Allora, sì, sì. Ecco, signora, noi vogliamo. Le mestruazioni arrivare... sono noi vogliamo... sfasate. No, ormai non più. Ormai ah, non più. Grazie a Dio, signora. Allora, lei sta bene, signora. Grazie a Dio. Dunque, volevo dire. Grazie, dottor, buonasera. Alla signora preoccupa. Ecco. Devo chiudere, dottore? Può anche chiudere, signora. Può anche chiudere, però resti in ascolto. Ecco, la signora voleva sapere, se ho ben capito. Si può curare. Se può curare. Può curarsi e guarire perfettamente. Con la terapia bio. Ma naturale, naturale. Ecco. Naturale. Allora, signora, ecco, si tranquillizzi. Si fornisca allora, sì. Di lamina e di pelle di pecora, il professore, il dottore la dà gratuitamente. Questa la lamina, la pelle di pecora, poi la figurarsi quanto costa. Ma magari la vendono 80.000 perché vengono dall'Australia, perciò non è un problema. Ma mio. Ci sono le pecore anche dalle parti nostre. Però, l'importante, come dicevo prima, è che sia ben conciata. Se è ben conciata, non se ne fa niente. Non se ne fa niente. Non si carica la lamina. Ecco, come si fa a capire quando la pelle è ben conciata? Perché ci sono. Perché la lamina, quando viene strofinata, quindi è una carica elettrica per strofinio, la tenuta di carica si ha meno 3 minuti se l'ambiente è anche molto umido. Se è meno umido, poco umido, dura anche fino a 15 minuti. Bene, la ringrazio. C'è qualche altra persona che ci chiama? Pronto? 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 Posso parlare? Con chi va? Pronto? Sì? Per favore un po' la voce più alta perché non ci arriva bene l'audio. Pronto? Sono in linea, mi sento. Ecco, mi dica chi è lei, da dove chiama? Io chiamo da Salerno. Chi è? Come si chiama? Mario Purri. Come? Mario Purri. Bene, signor Mario, ci dica che cosa l'affligge. Senta, io vorrei sapere... Per chi soffre di depressione, se questa terapia va bene, può dare dei risultati. Poi lei soffre di depressione, se ho ben capito. Depressione. Depressione. Con una... astenia. Sì, con no, depressione astenia. Con astenia? Profonda. Con astenia profonda. Profonda. Ecco, allora, se lei è davanti... Da 4 mesi di questa depressione. Sì. E nonostante abbia fatto delle cure farmacologiche non ho ottenuto nessun risultato positivo. Nessun risultato con le cure farmacologiche? Sono stato al punto che non mi posso impegnare per più di 10-20 minuti, ma poi vado in uno stato di profonda prostrazione, non posso fare niente. Va bene. Ho fatto anche delle analisi cliniche e non risulta niente, pare che io sia sano come un pesce, però di fatti insomma ho questa stanchezza che... Sì. Una stanchezza secondo me patologica, perché io penso che la prova solo una persona che si sia sottoposta ad un profondo sforzo fisico. Sì, va bene. Va bene, va bene. Lei... Sono un po' emozionato. Emozionato. È un po' emozionato. Vabbè, comunque abbiamo capito il problema, la ringraziamo, resti pure in ascolto. Il dottore ha già parlato di questo fatto nella introduzione, però vogliamo ampliare un poco l'argomento per l'amico che ci ha chiamato. Quanti anni ha, per piacere? Ecco, forse la linea interrotta, ma mi sembrava piuttosto giovanile nella voce. Comunque è un problema di ormoni. È un problema di ormoni. Questo è garantito. Io brevemente dico, quando viene concepito l'essere umano, quindi proprio all'inizio della vita, dopo 6 settimane, massimo 7, l'embrione è 2,5 cm, piccolo così. Ci sono già i genitali di ambo i sessi. E producono gli ormoni androgeni e estrogeni, gli ormoni sessuali. Sì. Che sono fondamentali perché questo piccolo embrione possa diventare bambino. Sì. Sono altrettanto fondamentali per lo sviluppo fisico, proprio materiale del cervello. E questi ormoni sono necessari per tutta la vita, sia per il funzionamento del cervello che sia per il suo mantenimento. Ecco, professore, dottor... Riducendosi questi ormoni, sì. Avviene questa depressione. Sì. In alcuni viene detta depressione, in alcuni viene detta ansia, in qualcuno angoscia. Sì. Di qualcuno ossessione, qualcuno paranoia, eccetera. Ecco, dottore, mi consenta di fare... Quindi c'è una disfunzione del sistema ormonale o endocrino, come certo, lei l'argomento lo introduce sempre con un filo di scienza, ed è giusto che faccia così, però io gradirei certo che lei... di essere alimentato. Certo, io gradirei che lei rispondesse a questi amici che ci chiamano, che vogliono sapere, con un po' di praticità in più, cioè questo giovane che soffre di depressione, possiamo fare qualche cosa attraverso il suo... conseguenza, se io dico qual è la causa, è logico che trovata la causa c'è anche il rimedio. E allora diciamo con questa terapia noi riusciamo a ripristinare la funzionalità del sistema endocrino, ecco, il sistema ormonale. Sì, in che modo deve agire il... Sulla testa, dietro la testa per l'ipofisi, che è il cervello del sistema ormonale. Sì. La gola per la tiroide e il paratiroide che lavora insieme all'ipofisi e al cervello. Sì. I genitali, perché sono gli ormoni della gioventù e sono la causa della sua depressione. E le surrenali che sono anche loro
due ghiandole endocrine e il tutto il sistema endocrino deve funzionare all'unisono, cioè tutti insieme. Certo. Se una è sfasata si sfasa tutto. Poi seconda tendenza della persona, dicevo prima, ad avere una certa patologia, si ha male di quella patologia. Ecco, allora noi possiamo a questo punto fare una brevissima conclusione, almeno in questa prima parte. Gli amici che ci telefonano e che hanno dei problemi, ai quali lei ha risposto così ampiamente, così chiaramente, possono rivolgersi anche magari per nostro tramite, per c'è nostro Marco. Tramite, possono rivolgersi a lei direttamente, ecco, esatto. A Voghera, l'amico che ci ha chiamato da Salerno, può rivolgersi a Voghera. Noi ho avuto tanta gente, fin dall'Australia. Bene. Anche un medico cinese da Pechino è venuto. Ecco, allora mi faccia completare un attimo, sì. noi più in là, più avanti nella trasmissione, metteremo il suo indirizzo scritto d'accordo. Sul nostro teleschermo. Ecco, la gente ne prenda visione, se lo scriva, se lo annoti e si metta in comunicazione con il dottore Orrico. Noi daremo l'indirizzo, il numero telefonico e poi lui manderà la lastra, manderà anche mandare sopra il postino, fra i più niente, devono venire. Devono perché venire. È necessario vedere almeno una volta, poi dopo se la fanno loro. Ecco. Ma allora devono vedere, perché per telefono si certo. Posso mandare, lei continua a scrivere, a telefonare. E non se bene, fa. Ecco, questo vale. Per... è molto seria la questione, la salute umana sì. È quindi un problema serio, bisogna affrontarlo con serietà. Vabbè, lei ha tutte le ragioni di questo mondo. Perché c'è un'altra... non la faccio speculazione, intendiamo. Ci mancherebbe altro, l'abbiamo già detto, è un benefattore dell'umanità, per l'amore del cielo. Anzi, io sono un povero uomo. Volesse il cielo ce ne fossero tanti come lei. C'è un'altra telefonata, la prendiamo, poi diamo un attimo di respiro, se la regia è d'accordo. Pronto? Pronto? Sì? Pronto, buonasera. Buonasera, chi parla? Guardi, sono un collega, sono un medico, però sono costretto a non poter dire il mio nome. Da dove chiama? Da dove chiama, dottore? Dunque, da... diciamo almeno il paese, no? La zona. Rocca d'Aspide. Rocca d'Aspide, allora va bene, vada quella così. Quella è la zona. Sì, dica non pure. Non posso dire il mio nome perché probabilmente a questa trasmissione potrebbe assistere un mio familiare. Ho capito. Quale praticamente ha una patologia di questo genere. Va bene dottore, dica tutto. Dunque il problema è che ovviamente nella mia professione mi capitano tante altre patologie, tutte simili, ma questa in particolare è particolarmente impegnativa. Cioè ci troviamo di fronte a un carcinoma vescicale, già trattato chirurgicamente, ma che proprio stamattina mi ha dato dei risultati, una scintigrafia con del tecnezio e mi dà delle metastasi ossee. Volevo sapere se la potevamo trattare e se era importante venire a Voghera o poter procurarci il materiale in tempi rapidi, ecco. È tutto, dottore? Sì, solo questo. Va bene, allora noi possiamo interrompere, la regia può interrompere la comunicazione, lei resti pure al video e il dottore Orrico adesso le dà subito la risposta. C'è un problema di carcinoma, abbiamo parlato. I latini dicevano omnia possibile sunt, dato che è una questione umana, e siccome è stata centrata l'origine di questa patologia, che è tanto semplice da diventare sconcertante addirittura, venga a Voghera, io la metto in condizione di curare questa sua paziente. Bene, più chiaro e semplice di così. Io Simone, penso, adesso prima di chiudere, Giancarlo, vuoi un po'... Sì, io penso aver capito una cosa, che indifferentemente appunto dai mali che hanno tutta questa gente che telefona, in molte scuole che ti ascoltano, che una cosa è chiara, questa lamina cura tutto. Ma l'ho detto cioè, prima, non ha, le patologie non provocate da microorganismi. Ecco, l'importante è che una cellula sia viva, l'importante è che sia viva, ammalata noi, com'è, rivitalizziamo la cellula. Poi dopo spiego come avviene questa rivitalizzazione, che è fondamentale. Ecco, glielo faremo spiegare fra un istante, perché stavamo mi pare che appunto sentendo anche il professor stava per concludere sì, il suo intervento. Stavo dicendo prima, i principali disturbi che ho curato e che mi hanno dato... risultati meravigliosi. Una signora senza ciglia che aveva preso appuntamento in Spagna con uno specialista, con la lastra sono cresciute le ciglia. Una ragazza, seno quasi piatto, con le applicazioni i seni sono cresciuti. Ho curato la disfunzione alla tiroide. Una ragazza aveva il gozzo addirittura, con questa lastra si è ritirata, andò a Bologna per l'operazione e il professore disse che non c'è niente da fare più perché non è necessario. Poi... Mi pare che una bambina doveva essere operata... Una bambina
doveva essere operata alle tonsille, aveva la velocità alta, con questa lastra l'avevo già scelta ed è stata operata. Ho curato disfunzioni ovariche, ho curato il diabete, ho curato la leucemia, ho curato l'anemia mediterranea, ho curato la sinusite, il nervo del trigemino, e curando a una signora la sinusite ho curato finanche l'astigmatismo. Portavo gli occhiali perché non ci vedeva quasi niente, specialmente per le scale. Un bel giorno si venne senza occhiali, sto bene, ho fatto fare anche un controllo. L'asse, io non sono un medico né uno specialista, l'asse che stava prima al centro è scesa a 90 proprio giù. Ecco, professore, io la... Poi ho curato la prostatite e l'incontinenza urinaria nelle donne e altre cose, insomma. Ecco, io deve andare sempre bene. Professore, io la ringrazio di questo suo primo intervento, al quale traspare la grande fiducia che il professore Sarno ha in questa terapia, in questa cura, che peraltro poi trova riscontro in tantissimi casi guariti da parte del professore Orrico, il dottore Orrico, mi lasci dire qualche volta anche, mi lasci fare anche qualche errore qualche volta, no, essere perfetti, non, ecco, se la chiamerò scienziato da oggi, da questo momento in avanti, no, si offende lì. E allora, anche perché, dicevo, il dottore Orrico, stiamo attento a dire queste due parole, ha scritto 4-5 volumi, è vero? 5 libri in 9 volumi. Ecco, voluminosi proprio, è vero? Il quinto libro di 4 volumi. Che contengono? Un po' tutto ciò che riguarda la bioelettroterapia, sì. E in più le malattie, l'origine di tante malattie. Sì. E trovate l'origine, come si possono curare. Ecco, ma con i medici, il rapporto con i medici. Cioè nel momento in cui lei ha presentato questa sua teoria, i medici cosa hanno detto? Io le leggo solo quelle che ha scritto un professore universitario adesso in pensione. Sì. Se si vuole inquadrare, medicina certo ortodossa e medicina eterodossa. Sì. Professore Paolo Albanese, 18 anni, professore universitario a Siena, adesso in pensione, ha scritto, io leggo quelle parole, due le uniche parole. Dice, alla mia terapia immunitaria si è aggiunta di recente la elettrobioterapia del dottor Orrico, che secondo il mio parere apre nuovi orizzonti validissimi nel campo della medicina ufficiale, quindi non è l'altra medicina, ma questo sarebbe il completamento della medicina. E ancora, ecco il motivo della stampa del presente libro, che dovrebbe essere letto, meditato e applicato da tutti i medici, a qualunque categoria di studi essi appartengano. Quindi un professore universitario che invita tutti i medici ad applicare la mia terapia. C'è un professore universitario di Cagliari, la moglie mi scrisse, sono 20 anni che la curo di trigeminopatia, peggiorato sempre, 2 mesi con la lamina è guarita e mi ha fatto una dichiarazione. In più mi ha scritto una lettera accompagnante la sua dichiarazione dicendo, mia moglie ed io la ringraziamo per la sua ma grande invenzione, ha detto lui. Ecco, a noi ci fa piacere questi apprezzamenti lusinghieri da parte di personaggi importanti del mondo della medicina, e il nostro augurio che la sua invenzione vada avanti. Prego. Posso dire una cosa? Certo. Io in tutte le volte che mi sono trovato o in televisione o alla radio nazionale o private o nelle conferenze o anche nei giornali, interviste, ho pregato, come faccio adesso, umilmente tutti i medici che mi diano una mano, non per me ma per la sofferenza umana. Perché se loro non me la danno, non sarò io, ma sarà la sofferenza umana a fare piazza pulita e della congiura del silenzio e della speculazione ignobile. Quindi certo, io non. Sono d'accordo. E allora vediamo se questa mano, Giancarlo, gliela dà sì, il dottore che sta qui con noi, che sta un po' in silenzio da un po' di tempo. L'avvocato. Facciamolo parlare. No, il dottore, facciamo parlare il dottore Miglio in un primo momento. Perché a parte il fatto che il dottor Orrico, da quanto ho capito, è ormai un avversario. No, un avversario, sapete chi, lo dico subito, dei farmacisti, perché con la sua terapia le medicine non si useranno più. Posso dirle in due parole? Io quando ho scritto l'ulcera perché prevenzione, cura e guarigione dell'ulcera, fui invitato ad un simposio proprio della ditta Klein Francis Smith che fabbricavano il Tacamet allora. Quando hanno letto la mia, quelle 45 paginette, il capoccione che rappresenta questa dietica di Los Angeles in Italia ha detto esattamente, sa, noi facciamo i simposi per vendere medicine.
come per dire, scusate la parola volgare, se tu vieni a rompere le scatole a noi o le uova nel paniere. E ti, allora al simposio non ci vengo perché la figura del pagliaccio non l'ho mai fatta e non la faccio adesso. È finito il discorso. E beh, qua finisce. Allora vediamo perché abbiamo già creato parecchio. Ecco, dottor Riglio, Andrea Niglio, appunto, che è medico che si occupa di laseroterapia e magnetoterapia, ecco, che ha lo studio qui a Battipaglia. E noi sappiamo che già la magnetoterapia in qualche modo, diciamo, che è collegato come medicina a questa lamina, ecco, anche la magnetoterapia non è un fatto che un'emanazione, se così vogliamo dire, non di ioni o di un qualcosa, radiologico, ecco, di radiologico verso il corpo umano. E la laserterapia, che è una nuova scienza che è nata da pochi anni, appunto, da quanto si è scoperto il laser in medicina. Ecco, vorrei sapere, appunto, cioè il suo paziente, ecco, come cura i suoi pazienti con la laserterapia e la magnetoterapia, quali sono i metodi e cosa ne pensa di questa nuova scoperta, che poi è nuova per modo di dire, diciamo che è rimasta nascosta per anni, che in effetti il dottor Ulrico sono ormai, non dico, ma 7-8 anni, no, 11 anni, mi pare, 11 anni. Lavora intorno a questo argomento. 9 anni il 23 settembre, ecco, di quest'anno, diciamo il compleanno anni. A settembre, allora dei 9 anni e di questa lamina. Comunque, ecco, cosa ne pensate? Se ho ben capito, insomma, no, deve crescere ancora. Spero che faccia presto del maggiorenne, mi interessa di ammalarti. Ecco, allora, diamo una parola. Allora, cosa ne pensa di questa lamina? Certo, in questo consesso non parliamo di magneto o di laser, perché sono delle terapie un pochino diverse, un tantino diverse, si discostano un tantino dalla terapia della BIOR, della lastra del dottor Urrico. E posso portare la mia esperienza personale, cioè da un pochino di tempo alcune persone, alcuni pazienti mi hanno fermato, mi hanno chiesto, interpellato e raccontato di eventi piuttosto, diciamo, inspiegabili da un punto di vista della medicina ufficiale, se vogliamo usare questo aggettivo. Al che mi ha spinto, essendo personalmente interessato a forme di terapia, non dico alternativa, cioè ad approfondire certi tipi di terapia che magari fino adesso sono stati trascurati oppure presi un tantino sotto gamba, diciamo così, mi sono fatto carico di contattare qualche persona che aveva fatto un certo tipo di terapia, aveva fatto delle applicazioni appunto con questa lastra. E la cosa che mi ha sorpreso particolarmente è il caso di un paziente, di cui non dico il nome per ovvi motivi, il quale era affetto ed era stato diagnosticato con gastroscopia, era affetto da un'ulcera gastrica piuttosto estesa di circa 3 cm di lunghezza e naturalmente in una situazione piuttosto critica e dalla biopsia era risultato che fosse una lesione precancerosa, insomma, l'anatomo, l'istologo non era stato molto preciso, ma comunque paventava un pericolo del genere. Aveva iniziato una terapia medica farmacologica con un antiulceroso molto diffuso sul mercato. Il nome farmacologico è la ranitidina, aveva iniziato questa terapia e aveva proseguito applicando contemporaneamente la lastra del professor Rovino. Con il modo. Sì, lo Zandac che prendeva. Dunque, ci sono anche altri prodotti commerciali che contengono lo stesso tipo di sostanza farmacologica. Dopo circa un mese ha effettuato un nuovo controllo gastroscopico, quindi controllo ad occhio, controllo visivo, e lo stesso operatore, un collega che tra l'altro io conosco personalmente, riscontrava una guarigione pressoché totale dell'ulcera, lui definisce all'80%, 80-85%. E successivamente, continuando scrupolosamente il protocollo di terapia consigliato al dottor Urrico, però sempre facendo anche uso dell'antiulceroso, questo a onor del vero, riportava non solo la scomparsa dell'ulcera in breve tempo, quanto la riepitilizzazione della mucosa gastrica. Il che
sarebbe stato possibile. Cioè, ci sono stati altri casi che con la sola medicina, però, ecco, senza la lamina, si sarebbero, cioè, sarebbero ecco, stati raggiunti questi risultati. Stavo arrivando proprio ad esprimere questo parere. Cioè, personalmente io ritengo che solamente l'antiulceroso, in un arco di tempo piuttosto breve, circa un mese e mezzo, perlomeno ci sarebbe stato un residuo di cicatrice dell'ulcero, cicatrice al posto dell'ulcero, mentre si è assistita a una riepitelizzazione che, a mio modesto parere, una rigenerazione della mucosa piuttosto inspiegabile per quel tipo di trattamento farmacologico. Scomparsa la ferita. È scomparsa della ferita. E chiaramente questo mi ha spinto ad interessarmi appunto di più di questo tipo di questa lastra, e io personalmente mi riprometto di cercare un pochino di approfondire tutto il discorso del dottore Orrico e di stare in contatto con lui e possibilmente di catalogare ulteriormente dei casi clinici, portare una casistica vera e propria ben schedata, ben catalogata, e di tutte quelle persone che desiderano mettersi in contatto eventualmente, insomma, dottore. Ecco, quindi un primo impegno qui a Battipaglia lo abbiamo nella persona del dottore Nicco, il quale le darà una mano per il futuro, quindi cercherà di approfondire meglio, di seguirla anche nei suoi futuri esperimenti, nelle sue future ricerche, perché io so anche, lo dirò anche questo a beneficio di chi ci ascolta, che lei sta mettendo a punto qualcosa di più sostanzioso, di più. Beh, io ho fatto già una macchina, ma la macchina non riesce a sostituire la persona. Stiamo facendo un'altra. Ecco. Quindi su quella precedente, perché gli errori o le manchevolezze servono a evitarle in seguito. Bene, professore, dottore, noi di questa sua nuova scoperta ne riparleremo, perché io, mentre ci avviamo a grandi passi verso la conclusione purtroppo della trasmissione, io già la invito qui, fin da questo momento, per un prossimo futuro, nel momento in cui lei avrà messo a punto la macchina, per riparlare, continuare questo argomento così, così interessante e variegato sotto certi aspetti e che interessa un poco tutti quanti. Nel frattempo, Giancarlo, io, se tu mi consenti, volevo, perché abbiamo detto quasi all'inizio di trasmissione che l'avvocato Barra doveva, Barba doveva chiarire un poco la faccenda, la delicata faccenda della moglie. Ecco, sì. Dopo che il dottore di Lucia, il radiologo, ha spiegato gli esiti, ci ha fatto sapere degli esiti della radiografia, ecco, lei ci dica un poco sua moglie come stava, che applicazioni, quante applicazioni ha fatto, come è venuto poi, come è avvenuta la quasi guarigione. Dunque, io sono testimone di questa situazione e cito dati, date e fatti. Il 3 febbraio abbiamo fatto questa radiografia, non so se per televisione possa essere rilevata, con dei risultati sconcertanti. Ecco, metta a beneficio della camera 1, per favore, ecco lì, benissimo. Ecco, sua moglie da che cosa? Era affetta da una neoplasia, se ho ben capito. Sì, è volgarmente chiamato tumore maligno. Tumore. Siamo stati immediatamente in ospedale, dove mi hanno detto testualmente i medici, dice, la situazione è gravissima, tentiamo una terapia, tentiamo una chemioterapia la quale ha la funzione di arrestare solamente l'avanzata del male, ma assolutamente non parliamo di guarigione, di arrestare l'avanzata del male. È stata fatta, onestamente, è stata fatta la chemioterapia e dopo 2 giorni, esattamente il 13 febbraio, sono stato a casa del dottore Ori, incredulo. Il 15 febbraio. Io sinceramente non credevo a questa situazione, però di fronte alle disgrazie, di fronte al male, di fronte al dramma, uno si attacca a tutto. Certo. E mi diede questa lastra, mi disse testualmente,
riporto testualmente quanto lui mi disse: se fate le applicazioni seriamente, fra 3 mesi andrete a fare le radiografie e troverete le metastasi molto ridotte. Le rifarete al 4° mese, le troverete scomparse. Non vi fermate, dovete tirare fino al 6° mese, solamente dopo questo tempo io posso garantire la scomparsa totale del male della signora. E mi aggiunse, dice, arriviamo a 6 mesi perché la chemioterapia, che è un veleno che state immettendo nel corpo di vostra moglie, con questa lastra, oltre a combattere il male, devo combattere anche la chemioterapia. Il 23 aprile, dopo praticamente 3 mesi, ecco qua. 2 mesi, dal 15 febbraio, sì. 23 aprile, 2 mesi e mezzo. 2 mesi e mezzo è stata fatta quest'altra lastra, ecco qua. Con risultati, mi diceva il radiologo, gran parte delle metastasi scomparse, le altre ridotte alla grandezza di una nocciola, cioè passare dalla grandezza di un arancio a quello di una nocciola. L'istituto presso il quale era ricoverata mia moglie mi disse: il risultato è eccezionale, però non vi illudete, perché già con la chemioterapia abbiamo avuto un risultato veramente eccezionale, ma oltre questo riduzioni non se ne avranno. 19 giugno, oggi, un mese fa, altre 2 radiografie, ne volle fare 2 perché non... Così, dritto. Dritto. Così. 2 radiografie... scomparsa completamente con dei residui di calcificanti, insomma, tecnicamente non lo ricordo. Io ho telefonato al dottore Orrico immediatamente, lui mi ha detto, dice, non mi dite niente di nuovo, a parte il fatto che vi avevo detto questi residui non sono altro che le cicatrici della ferita, perché il tumore è una ferita interna, si è cicatrizzata e risultano queste cicatrici. Fra 20 giorni rifate le radiografie, non troverete neppure quelle, perché si sarà riformato completamente il tessuto. Quindi diciamo che quello che il dottore Orrico le aveva detto si è poi verificato. Esattamente. Sua moglie, esattamente. Quante applicazioni ha fatte? Dunque, mia moglie, quante? Durante una giornata, nell'arco di una giornata, diciamo. Lui mi ha dato, oltre alla lastra, mi ha dato la guida, la terapia, e le applicazioni cominciavano al mattino, duravano una mezz'ora, poi alle 11, poi alle 3 di pomeriggio e poi alla sera alle 8. La notte si dormiva. Volevo aggiungere una cosa ai telespettatori. Sembra uno scherzo di parole, questa lastra del dottore Orrico c'ha un fatto negativo tremendo: la pazienza, perché c'è tanta gente, io ho distribuito personalmente tramite il dottore Orrico non meno di 100 lastre a battipaglia dal febbraio scorso fino adesso. Tanta gente, anzi la maggior parte di quelli che hanno avuto le lastre, ce l'hanno nel comodino come cimelio, come soprammobile, come oggetto per dire: tengo la lastra del dottore Orrico pure io. Però la pazienza, diciamo, di fare le applicazioni non c'è, assolutamente non c'è. La gente si scoccia, diciamo, dopo 3 o 4 giorni, dice: vabbè, questa...
questa applicazione che devo fare adesso, c'ho un appuntamento, lo faccio, la faccio più tardi. Dice, ma adesso c'è una bella trasmissione per televisione, mi vedo prima il film e poi mi faccio l'applicazione. Dice, ma adesso c'ho sonno e poi me la faccio domani, eccetera. Semmai poi mi telefona e mi dice, avvocato, ma non c'è quel risultato, ma tu l'hai fatto? Dice, va bene, la faccio, non la rifaccio. Per questa lastra, signori, ci vuole pazienza. Ecco, avvocato, io la ringrazio intanto di questo suo intervento, le faccio tanti auguri per la sua gentile signora. Volevo chiedere al dottore Orrico, per lui è un fatto normale, la signora è normale, per noi no, purtroppo. Però vogliamo crederci anche noi, perché lui parlava di fiducia, parlava di pazienza, io direi anche di fiducia, perché in queste cose ci vuole anche fiducia, soprattutto fiducia, la pazienza e la costanza nell'uso di, questo, costanza, di questa terapia. Va bene? Ora vogliamo, mi pare che dalla regia ci dicono qualcosa, diamo un minuto di tempo, ecco, allora diamo alla regia e ci sentiamo fra qualche minuto. Dottore, questo è importante che la gente sappia, in modo che possa poi anche fare una conclusione. Se ci può fare magari uno schema della lavagna. Sì, sì, lo faccio, lo faccio. Ecco, può servirsi successivamente della lavagna per schematizzare, volendo. Come dicevo prima, il segreto della nostra vita sta nella membrana cellulare. La membrana cellulare è fatta di tre lamelle, interno e esterno proteica, in mezzo fosfolipidico. Quindi il fosforo ha 15 elettroni, perciò la membrana cellulare è elettronegativa. Per poter fare in modo che la cellula possa avere il suo patrimonio elettronegativo e che possa ricostituire questo patrimonio che perde continuamente proprio con la vita metabolica, ci sono quattro strade: la respirazione, la superficie cutanea, il cibo che noi ingeriamo, ma soprattutto il sangue. Il sangue scorrendo nelle vene produce uno strofinio e lo strofinio produce energia elettrica. Al livello capillare è lì che si può raduno queste cariche negative, perché sono i capillari che portano il sangue in tutto l'organismo e tutte le sostanze nutritizie. Ci sono degli anelli intervallati, questi anelli sono degli autentici accumulatori di cariche elettriche negative. Che poi, ecco, il problema è questo: il movimento cellulare normalmente viene detto pompa di sodio e di potassio, oppure pompaggio. Io la chiamo di potassio e di sodio e ne spiego il motivo. Il potassio come massa e come atomica è quasi il doppio del sodio, tant'è vero che ha 19 e 38, 19 elettroni e 38 di massa, numero atomico. Il sodio è 11 e 23, quindi quasi la metà. Però il potassio è levissimamente radioattivo, emette raggi beta, quindi elettroni, perciò pur essendo più grande è più mobile del sodio. Quindi non è un problema proprio di elettricità. La membrana attrae potentemente il potassio. Il potassio nell'uscire perde un elettrone, cioè leva un elettrone alla membrana. Però il potassio esce massicciamente. Quando il potassio è uscito e la membrana si è deformata e allargata, quindi i pori sono allargati, il potassio entra e leva, ogni ione potassio leva un elettrone alla membrana. Di potassio sono 440 all'esterno, invece di potassio sono 410. 540 sono il cloro. A questo punto normalmente viene detto che la cellula riposa, non è vero proprio niente. La cellula non è mai a riposo, avviene il processo di ionizzazione. Interno e esterno sono i lipidi interstiziali, che sono il dielettrico umano. Il dielettrico, come tutti i dielettrici esistenti in natura, sono lievissimamente conduttori di energia, non totalmente assente. Quindi contengono, cioè portano lentamente queste cariche negative verso la membrana. La membrana, sia all'esterno che all'interno, ha un acido chiamato acido sialico. Già la parola acido comporta che è elettropositivo. Quindi permette l'attrazione di questi elettroni che sono i dielettrici e li porta alla membrana per ricostituire il patrimonio. Ma non basta. Il cloro è elettronegativo. Non potrebbe entrare nella cellula perché la cellula è elettronegativa, quindi due forze della cosa si annullano.
interviene il paradosso elettrostatico, che quando noi abbiamo avuto che il sodio è entrato e il potassio è uscito, abbiamo uno spostamento di segno, internamente più positivo e esterno più negativo. Quindi, allora la forza di attrazione interna è più forte della forza di repulsione della membrana, e il cloro può entrare, però il cloro perde un elettrone che va a beneficio della membrana. A questo punto avviene, dicevo prima, il processo di ionizzazione, cioè ogni dielettrico umano ha una costante dielettrica, la costante dielettrica è altro che il potere di acquistare elettroni, cioè far ritornare ioni il potassio, ioni il sodio, però positive, che gli sottrae l'elettrone, che poi va a beneficio della membrana. A questo punto, ritornato positivo sodio e potassio, avviene il movimento inverso. E quindi la cellula è sempre in movimento. Fin tanto che questo movimento è possibile e che la membrana riesce, come dicevo prima, a restaurare questo patrimonio elettronegativo che viene consumato e dispeso con la vita metabolica, i mali non avvengono in modo assoluto. Noi con questa terapia riusciamo a dare alla membrana e quindi alla cellula questo potere di riacquistare queste cariche negative, cioè rivitalizziamo la cellula al punto da diventare fisiologicamente in posizione ottimale di funzionamento, e il male se ne va. Certo, tutto qui. Certo. È semplice, ma ci sono degli altri. Ecco, allora lei intanto venga a guadagnare la sua posizione qui, la sua poltrona. Dopo una spiegazione per medici, no? Così esaurito. Ecco, io volevo proprio dire questo. Quanto ha detto così bene il dottore Orrico adesso, certo, è stato compreso più da chi questa materia la digerisce, molto meno dalla gente, no? Che sulla materia, sulla questione non è troppo preparata. Comunque resta un punto fondamentale, importante, e che con questa lamina, ecco, ripeto, che noi chiamiamo, abbiamo battezzato qui negli studi di Tele Libera la lamina della salute, noi la chiamiamo la lamina della salute e della giovinezza, ha detto poi a sua volta il professor Desano. Però io non l'ho mai usato, no? per me mai, perché non avevo tempo. È giovane per conto suo. Dunque, ecco, questa lamina la spieghi un poco nel dettaglio. Come ho detto prima, le materie resinose si caricano soffrinando le elettricità negative, se fosse vetrosa il contrario. Qual era la mia preoccupazione? Che potesse essere, cioè si potesse essere un mezzo che non solo si caricasse di carica negativa, ma che potesse detenere la carica per tutta la superficie e ovviamente irradiare per tutta la superficie. Ma è la cosa anche più importante, che questa irradiazione avvenisse spontaneamente, cioè sì, le cariche partono da là, come si dice, autonomamente. Sì. Non è come la betatron terapia oppure la cobaltoterapia. Sì. Che aggrava il male, per esempio la cobaltoterapia che si fa poi usualmente emette la gigamma è elettropositivo e attraverso tutto l'organismo e mi produce all'interno ionizzazioni primarie e secondarie, quindi questo comporta l'uccisione della cellula. Sì. Se si vede un cobaltoterapia, come dice, sì, che è stata fatta la cobaltoterapia, vediamo che proprio la pelle è stata fatta e bruciata. Questo comporta, c'è la distruzione della cellula, non sia, c'è male che si aggiunge a male. Okay. E quindi si accorcia la vita del paziente. Ecco, dottore, ci faccia vedere adesso praticamente, per favore, come bisogna usare. Volevi un'altra cosa? Sì. Questo si carica da 4.000 a 29.000 volts. Secondo la differenza di potenziale dipende dall'umidità ambientale. Più c'è umidità, meno si carica. Meno c'è umidità, più si carica. Perché l'umidità è fatta di vapore e acqua. Quindi è elettropositivo, l'elettropositivo porta via le cariche. Il colore serve proprio a far detenere questa carica il maggior tempo possibile. Precisare meglio i valori della carica, mi sembra di capire. 4.000 a 29.000 volts. 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 Che se ci fosse un pezzo di ampere ci bruciamo. Ecco, ma non danneggia. In non modo assoluto è innocuo, no, perché le cariche fatte dal movimento vengono attirate dall'organismo e vanno dentro per attrazione o induzione elettrostatica in maniera tranquilla, beata. Cioè in quei 3 minuti di terapia non succede niente? In modo assoluto. In modo assoluto. In modo assoluto. Okay. Tutto al più, se uno aumentasse, cioè non rispettasse i tempi che ho dato io, può succedere che sollecita troppo la cellula proprio esprime dolore, perché si muove troppo. Però dopo mezz'ora, un'ora è finito, non succede più niente. Ho capito. Questo è il colore serve proprio perché possa detenere per un certo periodo di tempo questa carica. Tant'è vero che io l'ho fatto esaminare a Torino all'Istituto Nazionale Elettrotecnico, quelle che dà il segnale orario alla radio,
La carica dura 15 minuti, se il momento ambientale si mantenesse nei valori da 15 a 20, 20 giorni, valori normali. Ma noi vediamo tutti i giorni a 90, 180. Ecco, dottore, a proposito le volevo chiedere questo. La carica dovrebbe durare 15 minuti, però... Dura 3 minuti. Io ormai 3 ho minuti, deciso, quindi, tanto è vero, tra un'applicazione e l'altra bisogna ricaricare. Ecco, quando sono 4 minuti, conviene, suggerisco, 2 minuti, poi ricaricare e fare gli altri 2 minuti. Sì. Fino a 3 minuti la tiene. Ecco, ci vuol far vedere gentilmente, praticamente, come deve avvenire. Ecco, faccia. Mettiamo su di me. Ecco. Si mette in mezzo al pelo, perché come dicevo prima, i peli sono... i più potenti accettori delle cariche negative, ecco, ambientali. In mezzo al pelo del vello, non alla pelle. No, al pelo. Al pelo. Si preme con l'avambraccio, con la mano, e si tira. È finito lì? È finito lì? Ecco. Io alla mia età ho ancora qualche capello, non vorrei... No, anzi, rimborsa anche il tessuto. Fa venire i capelli, se la papilla è viva, ma io questo è importante. Sono riuscita... E la memoria è eccezionale. Sì, sono riuscito... Quindi basta solamente una sola volta. Una sola volta. Preme, sì. Deve essere necessariamente pelle di pelo, cioè nei vostri... Si studi... può essere anche pelle di gatto o di coniglio, però a parte si consuma subito... Lei dovrebbe far congelare un sacco di pelle, metterli insieme, dopo 10 giorni non trova più niente perché il pelo si perde. Non c'è un altro sistema al limite? Ci sarebbe un sistema per il fluvio, ma è molto pericoloso perché ci vuole l'elettricità negativa, cioè corrente dinamica. E per il paziente, perché noi ci dobbiamo anche preoccupare della salute, cioè di non provocare un altro danno. Questo è il sistema più semplice? Il più semplice, perché è innocuo, però è efficace. E noi stiamo facendo il nuovo macchinario proprio sempre su questo sistema. Perché ci dobbiamo preoccupare, se noi dobbiamo curare e poi siamo noi i primi a provocare un male diverso, che poi lo può bruciare e quindi farlo morire all'istante, con una scarica elettrica, diventa... ecco perché l'effluvio è molto pericoloso, perché è fatto con la corrente dinamica, questa invece è elettrostatica. No. Guardi, però, io ho caricato anche con una coperta di lana, ma lana vera. Ma sempre no, siamo sempre in campo di lana, sempre sì, di pecora però. Anche con quello. È sempre di pecora però. Sì, sì, sì. Diciamo, nel migliore di casi sono è meglio una pelle di pecora. Povere pecore comunque. Beh, ma ce ne sono. Bene. Ce ne sono ancora di pecore in Italia. Non è che dopo questa trasmissione non si trovano più pecore in Italia. Ce n'è. Poi dall'Australia arrivano tutti i coro. Perfetto. Un'infinità. Ecco, a questo punto possiamo fare una breve pausa per sentire qualche telefonata che la regia ci dice già in linea. Pronto? Pronto signora, buonasera. Io non la sento per telefono, però. Beh, va bene, dica. Da dove chiama, signora? Pronto? Da Eboli? Sì. Ecco, sento, parli come vuole, signora, qui siamo paesani, parli sì. Come vuole. Come si chiama lei, signora? Come? L'ho dato già in redazione il mio l'ha nome. L'ha dato in redazione, va bene, non ha importanza, ci dica. E vorrei fare una domanda al dottor Ulrico. Certo, la faccio. Come mai io non sento per telefono, la sento solo per televisione? Sì, e va bene, signora, è lo stesso, noi la sentiamo benissimo, forte e chiara, dica. Va bene, e allora, perché c'è un caro amico nostro qui vicino a casa mia, che ha un carcinoma ai polmoni, con metastasi, già steso per tutto il corpo praticamente. C'è una possibilità, c'è qualche cosa da poter fare per questo caro amico? Signore, è vivo? Sì. E noi dobbiamo tentare, perché la possibilità c'è. Perché lui non soffre... L'unica preoccupazione mia è che non siamo in tempo, questo sì, che cioè, oggi facciamo l'applicazione, dopo 2 giorni non c'è più. No, è ancora attivo praticamente, dei dolori alla pancia, allo stomaco. Questa lamina è il più potente antidolorifico poi tra l'altro. Perché adesso lui ha fatto solo una cura di cortisone e nient'altro, non gli hanno voluto fare niente. Mi venga a trovare o lei o qualche altra, io la metto in condizione di curare questo suo amico. E come bisogna fare per... Venire a Voghera una volta. Al più presto possibile. Signore, io lunedì sono a Voghera, ritorno. Lei martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, se vuol venire mi trovi, perché io in vacanza non ci vado. Ma dobbiamo prendere appuntamento telefonico? E non vorrei che lei venisse e non mi trovasse, allora io faccio il commercialista, se non lavoro non mangio. E gentilmente mi può dare il numero?
via Scarabelli 23 Voghera. Scrivi un momento, un momento, un attimo quando scrivi il... Sì. Via? Scarabelli. Scarabelli? Scarabelli, B come Bologna, Scarabelli, numero 23 Voghera. Numero 23 Voghera. Ma devi venire per farti il paziente? No, 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 il paziente da me portate le diagnosi e basta, se l'avete. Sì. Va bene, signora. Allora, ma teniamo delle lastre fatte? Cioè, anche le lastre devo portarle, porti pure. Ma la diagnosi mi interessa, quelle hanno scritto più che altro. Signora, come? Adesso... Pronto? Sì. Signora, adesso le diamo anche il numero di telefono del dottore Enrico. Sì. Che è il seguente. 0383 0383 sbarra... Questo è il prefisso, sì. 0383... 43906. 43906. Ecco, signora, allora lei prenda contatti telefonici con il dottor Enrico e lui gli risolverà, almeno speriamo, il problema. Noi ringraziamo, speriamo che veramente faccia miracolo questo dottor Enrico. Ecco. Io non faccio, non sono un santo, sono un povero uomo, signore, però tendo la mano a chi soffre con la speranza di farlo bene. L'hanno chiamata anche lamina miracolosa, quindi ecco. Prima per telefono. D'accordo, grazie signora, buonasera, arrivederci. Io ho anche dei professori universitari che ho delle attestazioni di guarigione, quindi anche l'artrite reumatoide. Ecco, c'è qualche altra telefonata? Pronto? Pronto? Sì, pronto, noi la sentiamo. Sono Di Feo da Salerno. Sì. Volevo sapere se era possibile curare la vitiligine. Come? La vitiligine. Sì. Non siamo medici, quindi. Vitiligine da vitiligo vuol dire macchia biancastra. Esatto, che è contornata una macchia da un colore molto marrone scuro, diciamo. Sì, la vitiligine è una questione di melanina. Esatto. La melanina sarebbe il colore della pelle, cioè il pigmento della pelle. Sì. Il lobo centrale dell'ipofisi, cioè l'ipofisi, quella è una è un pisello, una ghiandola sta nella sella turcica del cervello. La parte centrale produce anche l'ormone riguardante i melanociti, cioè quelli che trasportano questo colore alla pelle. D'accordo. Vuol dire che c'è una deficienza di melanina, sì, e c'è una deficienza della produzione di questo ormone. Che noi possiamo ristabilire. D'accordo, allora posso venire a Voghera? Ma venga pure. Va bene, la ringrazio. Faccia bene, figliolo. Arrivederci. Arrivederci a lei, grazie. Pronto? Ecco, se c'è ancora qualche telefonata, intanto possiamo togliere anche... Pronto? 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 Sì, pronto. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, senta, io sono Italo Clarizio da Monte Cagnano. Sì. Volevo sapere se era possibile curare la schizofrenia. Sì, ma l'ho detto. Ecco. Siccome c'ho un parente, no? Sì. Che è affetto da questa malattia, sono 20 anni, è una sorella, no? Sì. Volevo sapere se era possibile curarla. Ma l'ho detto anche prima, si può, perché è una debolezza mentale, non è una malattia. Allora è una questione di ormoni. Mi devo mettere in contatto con voi? È naturale? Va bene, io la ringrazio moltissimo. Ma si immagina, pace bene, figliolo, e tanti auguri. Dottore, ma lei è di Bari? No! Sono di Sarno. Lei è di Sarno. Quindi io sono di Ponte Cagnano. D'accordo, ma io ho già capito. Ecco, voleva la battuta dialettale. Vediamo se c'è ancora qualche altro telespettatore che ci chiama. Pronto? Pronto, signora. Pronto, buonasera. Buonasera, chi è lei? Volevo parlare con il dottore Orsi. Sì, chi è lei, signora? Sì, sono la signora Mastrangelo. Sì, da dove chiama? Da Battipaglia. Dica, signora, dica. Senta, io ho una nipotina, no? Che ha leucemia. E volevo sapere se durante le applicazioni di questa lastra la bambina deve sospendere la chemioterapia. Perché lei sta facendo la chemioterapia. Sì. Ecco, la risposta è immediata. Sì, il risultato qual è? Nullo. Può curarsi e può guarire con la bioelettroterapia, signora. Perché noi dobbiamo mettere in condizione il midollo osseo se è mieloide, o il linfoma, cioè le ghiandole linfatiche se è un linfoblastoma. Però noi curiamo contemporaneamente tutte e due.
La bambina sta facendo anche la cobalto. E perché la cobalto, signora? Con la leucemia? Sì. E perché? Non so, non le so dire di preciso, ma penso che sia per evitare leucemia meningea. È a Parigi adesso. Signora, ma questa è una enormità, quello sta dicendo lei, sul serio. Perché la leucemia è una cosa e la meningite è tutta un'altra cosa, la meningite. Comunque noi possiamo anche scongiurare il pericolo della meningite, se vuole. Perché mettiamo in condizione tutto l'organismo di rifarsi. Io non so come dovrei spiegarmi. Noi dobbiamo curare il midollo delle ossa. Siccome è una bambina, quindi le ossa lunghe e le ossa piatte. E naturalmente noi, siccome il cranio è un organo che produce le cellule del sangue, cioè organo ematopoietico si chiama, mettiamo a posto anche la questione delle meningi. Ho capito. E naturalmente anche la milza, tutte le linfe, cioè le ghiandole linfatiche. Io non posso spiegarle, ma perché la mamma è a Parigi, no? Non c'è qui. Quindi di preciso. La mamma è andata a Parigi per cercare di curare la bambina. Certo, quindi di preciso non so niente. Io la chiamo qualche volta e parliamo così. Ma di preciso non le posso dire niente. Signore, io non sono qui a vostra disposizione perché le posso dire, io ho avuto 3 casi sì. di leucemia, una bambina di 5 anni, di 4 anni, ho 5 anni che sta bene, io parlo di me, sì. poi dice anche lei. Un bambino di 15 anni guarito in 2 mesi, la bambina in 32 giorni e poi un signore sardo di 35 anni guarito in 6 mesi perché quando si è adulti si fa più fatica, però il risultato infatti. C'è. Quindi dovrebbe venire la ma uno di voi che venga da me e io le dico come deve fare, perché il problema è molto serio. Sì. Quindi molte volte si va all'estero con la speranza che l'estero sappia più dell'Italia. È il vero. Problema è uguale. In Italia sono gente preparata più che all'estero, però dobbiamo dire onestamente, i medici danno tutto quello che possono e non possono dare quello che non possono. Oggi c'è questa terapia e io rinnovo la preghiera rivolta a tutti i medici che mi diano una mano per aiutare il paziente a guarire. Bene, signora Mastrangelo. La ringrazio. Grazie bene. A lei, buonasera. Prenda contatti con il dottore Orrico. Vediamo, andiamo oltre. Pronto? Pronto, buonasera. Chiamo da Eboli. Chi è lei, signora? Mi chiamo Rosa. Sì? Volevo chiedere una cosa al dottore. Sì, sì, dica, dica. Tengo una nipote di 12 anni che è sorda-muta dalla nascita. E volevo sapere se per questa bambina si può fare qualcosa. Ma penso signore, che... io l'unica cosa che posso dirle onestamente, non c'è niente da fare. Possiamo rinforzare l'organismo, ma fino a che punto non glielo posso dire, direi una grande bugia. Se è nata così, se uno nasce su un braccio non possiamo attaccare un braccio. Un tentativo, con la speranza che possa migliorare, ma fino a comunque, che punto non lo so. Chiedo scusa, la bambina l'anno scorso è stata pure operata in Francia. Sì. Comunque ha avuto un rigetto, l'operazione non è andata bene. Ma se è nata così, poverina, a me dispiace, però l'ho detto, noi possiamo aiutarla fisiologicamente tutto l'organismo, ma non le posso dire assolutamente che possa guarire. Se avessi il miracolo sarebbe una gran bella cosa. Va bene, la ringrazio. Grazie signora, grazie a lei. Mi dispiace. Andiamo avanti, pronto? Frank, pronto? Pronto? Sei libera? Sì. Guardi, chi è che parla? Sono Angelo da Battipaglia. Sì. Va bene, dunque vorremmo avere un quesito al dottor Enrico, su secondo la vostra decisione. Comunque, sì. Io sarei affetto da broncopatia cronico-ostruttiva enfitametosa, no? Sì. Quindi gastrite iatrogena da cortisone. Mi segue? Sì. Questa è la diagnosi che mi hanno dato. Sì. Quindi io vorrei sapere se si può fare qualcosa anche per me. Lei, sì che si può benissimo, perché noi possiamo rivitalizzare tutti i muscoli issi e dei bronchioli e dei bronchi sì. ed eliminare quel difetto che ha allo stomaco, la gastrite che è molto grave. Però dobbiamo mettere a posto anche l'intestino, perché lei ha un intestino che non funziona bene. Benissimo. È vero o non è vero? Sì, benissimo. Oh, meno male. Quanti anni ha? Quanti anni ha? Sui 55. È giovanissimo. No, sì. Me la porto bene, insomma, certo. È sposato o no? Come? È sposato o no? Sì, sì, sì. Posso dire una parola? Dica. I suoi rapporti sessuali come sono? Ridotti? Benissimo. Non ci credo. Come? Non ci credo. Non posso assicurare, benissimo. Sinceramente non ci credo, non ci credo, non è possibile. Magari in televisione vanno i sporchi. Come? Tranquillo, no, vanno bene. Va bene. Perché, guardi, sinceramente parlando nel caso, perché ci troviamo al cospetto, diciamo, di malattie e quindi l'ammalato deve essere cosciente. Se è ammalato, se è sì e sì, se no è no. Io le posso assicurare che va bene. D'accordo, d'accordo, va bene, va bene. Va bene, va bene, signor Angelo. Allora prenda contatti con il dottore Mariano Rico a Voghera e certamente risolverà il problema. Il diritto che ho pigiato praticamente da poco fa la signora Dieboli.
Sì. Ma l'indirizzo suo di Voghera, no? Sì. E quindi siamo a posto. Eccolo lì, adesso, ah. Adesso lo legge in sovrimpressione. Eccolo lì, sta proprio adesso. Io sto telefonando all'altra stanza praticamente, quindi. Bene, allora lo faccia scrivere da un suo va favore. Bene, va bene così. Grazie. Comunque, cosa vorrei portare, dottore? Chiedo scusa. Ma si immagini, per la mano del grazie. Devo portare l'astre, la GIX, eccetera, eccetera. Se lei ha delle diagnosi le porti, sì. E se ha le lastre le porti lo stesso. Benissimo così. Io le chiedo scusa, la ringrazio. Ma non mi deve chiedere scusa. Io le invito tutto togli. Bene. Grazie. Consegui, buonasera, grazie. Grazie, buonasera. Un attimo di interruzione. Pronto? 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 Un attimo solo. Pronto? Pronto, chi parla? Pronto, Antonio, ciao, buonasera. Come? Buonasera. Buonasera a lei, chi è? Sono un amico. Un amico? Avanti, dici, dai. Stamma a sentire, ti voglio dire questo. Io non telefono personalmente, telefono per conto di una famiglia che non vuol far sapere, perché è una cosa molto delicata. Va bene. Si tratta, io vorrei chiedere al professor Orrico. Dottore. Si tratta di questo, un bambino di 8 anni, il quale pare presenti un angioma al cervello. Queste forme di angioma possono essere curate? Sì, signore. E possono ritornare indietro. No, professore, c'è questo. Io ammiro la sua umiltà perché sembra che, non come devo dire, come se lei non facesse niente. Io voglio augurarmi al pari di lei, così come diceva poco fa l'avvocato Barba, che effettivamente che lei abbia aperto con questa lamina, abbia aperto un nuovo varco, le nuove possibilità, le nuove speranze. Ecco, la gente si chiede soprattutto, è autenticamente vero, così come vedo in questo momento interpretare anche dello stesso Antonio, è autenticamente vera questa lamina, questa speranza, si può tramutare in certezza? Ecco Franco, io mi hai chiamato in causa, ti do subito una risposta e poi passo subito la parola al dottore. Da quello che noi... Perché è delicato quello che fa quello, certo, da quello che noi abbiamo in nostro possesso, ed è un dossier grossissimo, abbiamo testimonianze anche autorevoli di guarigioni, e quindi non abbiamo nessun motivo di non credere alla validità di questa invenzione del dottore. Dottore, ecco, il nostro amico che ci chiamava. Io do solo una risposta. Se io lo facessi per speculazione. Non ci credo questo, io non credo questo. Sto dicendo, se la facesse per speculazione, allora posso veramente dare adito a dei dubbi e certezze. Io posso dire questo. Quando l'avvocato Barba, che mi sta sentendo, penso, sì, difatti, qui è venuto da me. La prima frase che ha detto è stata questa, io sono scettico e io ho risposto, ha fatto male a fare 900 chilometri e venire qui da me. Lui ci ha detto no, parliamone, e abbiamo parlato e il risultato l'ha sentito lei stesso. La ringrazio, allora per quella famiglia, Antonio, per quella famiglia che sta in ascolto, si può campeggiare un'altra volta l'indirizzo con il numero, certo, del telefono del professore. Vi ringrazio, buonasera. Ciao, ti ringrazio, ciao. Franco, ciao, buonasera, ecco, ecco di servito, c'è già l'indirizzo in sovrimpressione. Pronto? Pronto? Ecco, allora io... Pronto? 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 Sì, signora, pronto, buonasera. Non si sente? La sentiamo noi, signora. Sentite, ecco, c'è tante cose che il professore... Chi è lei? Volevo domandare se c'è la possibilità di sanare un drogato. L'ho detto prima, signora, io ho avuto un ragazzo di 5 anni drogato, cioè di 17 anni si è drogato da 5 anni, in 18 giorni è guarito al 90%. Perché questo? Abbiamo messo in condizione il cervello di riprodurre la morfina naturale, cioè due ormoni chiamati encefalina e endorfine, che servono a eliminare la diselettrizzazione dei neuroni e quindi ritornare normale. Ho reso l'idea? Pronto? La signora ha riattaccato, però avrà senz'altro ascoltato la sua risposta. C'è il dottor Niglio. Il dottore Niglio voleva intervenire rapidamente. Volevo porre anche un quesito terapeutico. Cioè, stiamo un poco passando da alcuni tipi di patologia all'altro. A me interessava presentare un caso di un mio amico, un giovane di 25 anni, affetto da insufficienza renale conclamata, cioè purtroppo da un certo periodo di tempo è in emodialisi, viene dializzato con una certa frequenza settimanale. Le volevo chiedere, siccome è stato diagnosticato che ha un rene completamente atrofico, probabilmente... malformato dalla nascita, quindi una genesia totale unilaterale. L'altro rene funzionava parzialmente all'80% per poi sempre più degenerare in un'insufficienza renale conclamata vera e propria. È possibile con la vostra... Faccio io domanda a lei.
lui orina o no? Sì, orina. E allora possiamo fare, perché fino a che le cellule del rene, e quindi il rene stesso, è ancora funzionante, seppur ridotto, sì, lentamente possiamo riabilitarlo. Okay. Però non è problema. La LAN non è la bacchetta magica. Certo. Ecco. Ci vuole il suo tempo. Ecco, volevo, quello, se è veramente conveniente atrofizzato, c'è niente da fare. Volevo, ecco, appunto, chiedere a voi, sì, di sottolineare questo, cioè noi stiamo dando un certo tipo di speranza a tante persone ammalate di svariate patologie. Ecco, mi farebbe cosa gradita se potrebbe sottolineare anche questo particolare, cioè, di non dare eccessiva. No, perciò dico, non è la bacchetta magica, oggi la faccio, sto bene, con giustamente l'avvocato Barba, la fanno 2, 3, 4, 8, la fanno saltuariamente. O si fa con pazienza e costanza o non si fa. Io lo so che comporta tanta pazienza, però di fronte alla salute si fa anche quel sacrificio. Quando poi si sa quel sacrificio può dare un certo risultato positivo. Ma siccome la gente stupida, perché la puntura è facile farla e finisce lì, qui bisogna dei minuti, mezz'ora, lo so. Certo, però... dottore, vorrei, gradirei sentire un suo parere sulla faccenda del diabete. Cioè, come bisogna usare la lastra, in che modo, che tempi diabete, bisogna usare, quanti diabete, giorni? Sì, signor. Il diabete vuol dire che le cellule, si chiamano di Langerhans, insule di Langerhans, cioè le cellule beta, che producono normalmente 2 grammi di insulina al giorno, l'insulina è un ormone. Questo ormone nasce elettronegativo, però appena entra in circolo, perché è una proteina specifica tra i legami di zolfo, ecco perché è una proteina specifica, perde l'elettrone e diventa elettropositivo. Se così non fosse, non potrebbe attirare la molecola dello zucchero, sì, che è elettronegativa, sì, e non potrebbe entrare nella cellula se fosse rimarrebbe elettronegativo. Sì. Quindi perdendo l'elettrone, la natura è di una perfezione eccezionale. Quindi, producendo questo ormone, prendo lo zucchero, lo porto nella cellula, che poi all'interno lo zucchero va verso il mitocondrio. Il mitocondrio è quell'organulo che trasforma le sostanze nutritive in energia. Però ha bisogno dello zolfo, dello iodio, dell'ossigeno e sommamente delle cariche elettronegative, perché la membrana del mitocondrio è tale quale la membrana della cellula in generale. Ecco, la lamina si applica sul... La lamina bisogna applicare, sì. Quindi a destra, perché la testa e il pancreas è nel duodeno. E che è la ghiandola che produce l'insulina, ovviamente. Un momento, però la produce il 95% della coda del pancreas, coda, che sta vicino alla milza. Sì. Quindi noi ci dobbiamo preoccupare della destra, quindi la duodeno, quindi colon ascendente, colon trasverso, e naturalmente c'è il corpo anche del pancreas sotto. Quindi destra, centro e sinistra. Però dobbiamo fare anche la milza di qua e di dietro, per prendere in modo la coda e pagliata tutte le parti. Allora noi rivitalizziamo le cellule di Langerhans, quindi il pancreas, e lentamente comincia a riprodurre normalmente la... E se fa dell'insulina sintetica, lentamente diminuisce, una volta a settimana, ogni giorno, una unità alla volta, in base a quelle che prende, e fa questa terapia. 6 mesi dovrebbero bastare, se non basta 7, anche 7-8 mesi, si guarisce. Va bene, c'è ancora qualche nostro gentile telespettatore in linea, pronto? Pronto? Sì, chi parla? Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, sì. Chi parla? Senta, chiamo da Salerno. Chi parla? Vorrei chi è sapere, lei? Se Come? È possibile, se la terapia del dottore... Pronto, mi sente? Sì. Ecco, se la terapia del dottore è valida anche per la distrofia muscolare. Ecco la risposta. La distrofia muscolare è molto dura da combattere, però noi possiamo lentamente rivitalizzare le cellule dei muscoli. Quindi rivitalizza le cellule già morte o le future? Ma se rivitalizza le cellule di qualsiasi altro corpo, rivitalizza anche le cellule dei muscoli, sì, che sì, normalmente diventa anche miotrofica. Mio vuol dire muscolo. Sì, esattamente. Quindi effetti, vuol dire che non vengono normalmente nutrite, e quindi perdono la forza. Sì, nella distrofia muscolare c'è la distruzione della cellula muscolare. Ma se ci fosse effettivamente la distruzione delle cellule non ci sarebbe più niente da fare. Invece si atrofizzano, si indeboliscono al punto tale che non può più svolgere la sua attività. Noi lentamente riusciamo a dare questa forza, questa capacità alla cellula, anche dei muscoli.
Si chiama per caso il morbo di Friedrich? No, è distrofia muscolare. Eh sì, è il morbo di Friedrich normalmente. Lei. Bene. No, è Duchenne, forse. Bene, dottore, grazie. Grazie per aver partecipato. Ecco, io prima, un attimo solo, prima di passare all'altra telefonata che già è in linea, una signora, che, il cui marito mi pare che sia qui nei nostri studi, ci ha chiesto a proposito di alcune malattie che l'affliggono. Si tratta di poliartrite cronica, di ptiosi renale e nodulo tiroideo. Ecco, vuole spendere due parole per tranquillizzare, dare una speranza a questa signora? Io non so se ve lo mandate le fotocopie del professor Pirastro di Cagliari. Mi pare di sì. Ecco, lì ci sono quattro dichiarazioni, uno per la trigemopatia della moglie e tre proprio di poliartrosi, poliartrite, eccetera, che l'ha curata perfettamente. Quindi le parole del professor Pirastro rispondono a questa domanda. Per quanto riguarda la tiroide, noi possiamo normalizzare la tiroide. Sì. Ovviamente dobbiamo mettere a posto l'intestino, perché l'intestino, essendo infiammato, mi produce in maggiore quantità un ormone chiamato serotonina, e qui il professore ne parla, è elettropositivo, ed è la causa di tutta la patologia umana, perché un vasocostrittore, quando viene prodotto in maggiore quantità, atrofizza, cioè atrofizza, irrigidisce tutti i muscoli lisci dell'organismo, quindi la vascolarizzazione, e influenza la pressione sanguigna, i bronchioli, i bronchi, l'intestino e l'utero nelle donne. Quindi possiamo riabilitare queste funzioni, e anche la tiroide. Bene, quindi possiamo in un certo senso tranquillizzare il signore che vedo lì, che sta di fronte a noi ed è nei nostri studi. Quindi è possibile che sua moglie possa avere dei benefici da questa terapia. Bene, c'è in linea qualcuno? Pronto? Pronto? Sì, pronto, chi Buonasera. Parla? Chiamo da Cavalli di Sleni. Sì? Mi sente bene? Certo. Senti, io ho una bambina, una signorina di 15 anni, che soffre di acne, ma molto grave. Sì. Il dottore può darmi qualche consiglio? Sì. Mi scusi se non ho seguito la trasmissione da prima. Non importa, acne dal greco vuol dire punta. Cosa succede? Sua figlia sicuramente è abbastanza nervosetta, si ribella facilmente, quindi mette in condizione le sue renali di produrre più cortisolo, che poi perdendo un ione idrogeno diventa cortisone, e più adrenalina. L'adrenalina sollecita le ghiandole sebacee e fa produrre più grasso, cioè più sebo. Il cortisone, solo il cortisolo, mi blocca la fuoriuscita, indurisce la parte e forma questa punta. Dica a sua figlia di non stringere assolutamente, di non costringere i cosi, ma contemporaneamente facendo questa terapia non riusciamo a tranquillizzarla e eliminare l'acne, che è facile da eliminare. Non ho capito cosa deve fare la bambina. Deve venire una volta da me lei e io le dico come deve farvi curarla. Ah, ho capito. Una volta vuol venire. Almeno una volta deve andare, no? Diceva anche Figaro, una volta per carità. Mi scusi, Voghera è in provincia di? Pavia, grazie. Si trova tra Milano e Genova. Sì, grazie. Cortesemente mi vuoi ripetere il suo numero di telefono? Sì, adesso la regia, eccolo lì, ecco, è già arrivato. Grazie, buonasera. Può annotare l'indirizzo. Vediamo un'ultima telefonata, se la regia ce la passa, dopodiché dobbiamo chiudere perché... Caro dottore, dove va lei? Fa passare le serate senza accorgersi. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto? La sentiamo, chi parla? Ma io non la sento. Pronto? Pronto. Senta, io volevo chiedere qualcosa al dottore. Ciao, pronto? Sì, sì. Mi sente? Sì, sì. Signora. Dato che c'ho mia figlia, che c'ha un problema. L'ho portato in diversi professori e mi hanno detto che non può avere bambini. Volevo chiedere al dottore se può fare qualcosa. Signore, lei però non mi ha detto niente. Perché il professore ha detto che non possono avere i bambini? Perché mi ha detto... Ha chiuso le tube per caso? No. Mi ha detto che le ovaie non sono sviluppate. Come? Le ovaie? Le ovaie non sono... Quanti anni ha sua figlia? Ha 19 anni. Se non ha una deformazione congenita, cioè con la nascita, sì. Io le assicuro che possiamo fare tanto. Ecco, dottore, le volevo chiedere un'altra cosa. Dato che questa ragazza ha pure un orecchio che non sente bene... Non è un problema, signore. Sì? Non è un problema. Possiamo venire a Buchera? Sì, che può venire, signore. Insomma, dottore, lei mi dice che la ragazza dopo me la rimetterà a posto? Signore, non ho detto questo.
Io le ho detto, cosa ha detto il professore, se la bambina, sua figlia, non è nata con questa deformazione, possiamo fare molto. Io l'ho portata in tanti professori e mi hanno detto che purtroppo è nata con, cioè, queste ovaie non sono sviluppate. Tutto e allora io, se non sono sviluppate, siamo d'accordo. Ma voglio sapere se questo sviluppo che non è avvenuto, se sia con cioè è nata con lei oppure è stato acquisito, cioè l'ha acquistato col tempo. Questo non me l'hanno detto, comunque la ragazza ha avuto le e allora, siccome questa terapia è totalmente innocua, cioè non fa male, sì. Venga. Sì, comunque dottore, dato che questa ragazza ha avuto le sue mestruazioni a 13 anni. Ma è normale, signore. Ecco. Poi dopo si sono fermati e tutti mi dicevano, va bene, aspetta, 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 io ho aspettato fino a 16 anni. Dopo ho incominciato a girare, a fare degli analisi. Certo, a 16 anni è un po' pericoloso. Comunque. E io ho fatto tante cose, ho girato tanto. E alla fine mi hanno detto che devo prendere due pasticche che per farci venire le sue mestruazioni. Se no le mestruazioni una ragazza non ce le ha. Ma posso tenerle una vita così? Signore, mi venga a trovare. Però sua figlia è estetica o colitica? Me lo dica. Va bene. Sì, va bene. Va d'accordo, bene, va bene. No, proprio bene, però un signora, po' postitica. Pronto? Ah, un po' stitica, signora, va bene, va bene. Signora, dobbiamo chiudere gentilmente. Lei prenda contatti con il dottore Orrico a Voghera e quasi certamente risolverà il problema. Ecco, siamo arrivati veramente alla conclusione di questa prima trasmissione che facciamo con il dottore Mariano Orrico, salernitano, puro sangue. C'è un'altra telefonata urgente, facciamo uno strappo, sentiamo, ascoltiamo, pronto? Pronto? Sì, chi parla? Buonasera, sono Nino da Battipaglia. Sì. Vorrei porre un problema al professore. Certo. C'ho mio suocero che in effetti ha una pancreatite acuta e c'ha la milastra che non scende mai, molto alta. Siamo andati da molti medici e in effetti questa benedetta milastra non scende. Si potrebbe fare qualche cosa? Ma sì che si può fare, perché quando lei mi parla che la pancreatite vuol dire che il suo intestino funziona bene e mi ha messo in crisi anche l'apparato epatico come l'apparato pancreatico. E come urina suo suocero, chi è? Non ho capito. Come urina? Come fa la pipì? Non c'è male, fa bene. Non c'è. Soltanto che alcune volte è stitico. Ah, è stitico? Sì. Lo so bene. Ecco, allora. Va bene, mi venga a trovare. Si potrebbe fare qualche cosa? Sì che si può. Sì. Ok. Ecco Nino, non grazie. Dico che non mi piace. Grazie. Ecco, prenda anche lei contatti con il dottore Orrico. A questo punto dobbiamo proprio chiudere. Diciamo, io volevo fare un'altra ultima domanda al dottore. È possibile? Qualcuno dice, ha detto negli studi, qui nei nostri studi, sui giornali, con la sua terapia è anche possibile ringiovanire. Noi certo non vogliamo dare eccessiva speranza alla gente che ci segue, però ci sono molte cose che testimoniano la validità della sua scoperta, della sua lamina che qualcuno ha chiamato miracolosa. Noi ci riserviamo ovviamente di riascoltarla, la invito ancora una volta a ritornare nei nostri studi perché l'argomento è così interessante, così importante che certamente riceverà il plauso delle tante persone, come ha visto, ha telefonato tanta gente e molte altre persone non le abbiamo potute ascoltare. Nei nostri studi c'è gente che è venuta per ascoltare lei, non noi ovviamente, tante altre persone non le abbiamo potute invitare per ragioni di lontananza e di spazio. Quindi ci rivedremo in un prossimo futuro per parlare della sua invenzione e del prosieguo delle sue ricerche e delle sue scoperte. Io passo intanto ai ringraziamenti, no Giancarlo, te dici? Sì, no, io volevo dire una cosa. Dilla, brevemente Giancarlo. Molto breve, non è possibile andare a Voghera o qualche cosa, il dottor Orrico ha dei collaboratori. Sì. E ha dei collaboratori anche qui a Battipaglia. Certo. Ecco, quindi non solo anche a parte il dottor Niglio che si è preso a cuore la questione del dottor Orrico, ma c'è anche il signor Colangelo Nicola, che è un impiegato postale. Per cui chiunque abbia dei problemi o voglia rivolgersi al dottor Orrico per svolgere i propri problemi può anche rivolgersi a Colangelo Nicola, che può fare da tramite con il dottor Orrico, consigliare ogni volta che il dottor Orrico dà una terapia su come farla meglio, su come seguire meglio la terapia. È così dottor Orrico? Anche noi nella nostra modestia
siamo eventualmente disponibili per fare da tramite tra il paziente e lei, per carità, noi non ci perdiamo niente. Anzi, adesso una schiera. Ecco, vede, poi ne avrà tanti intorno che non avrà. Ecco, allora io devo concludere rapidamente con qualche ringraziamento doveroso che dobbiamo fare. Ringraziamo innanzitutto il dottore Mariano Orrico per aver partecipato a questa nostra trasmissione, che mi pare di poter dire sia stata l'unica fino a questo momento sul territorio. Mi pare che lei non ha concesso altre interviste ad altre emittenti nell'ambito regionale. Ringraziamo per questo, siamo onoratissimi. Ringrazio il professore Carmine Sarno, che anche se ha detto poco, però quello che ha detto l'ha detto in una maniera stringata, concisa, chiara. E quindi auguri per i suoi 80 anni che se li porta così bene. Io bene, ci rivedremo. Posso collaborare sempre quando vuoi. Certo. E voglio dire una sola cosa. La dica. Devo ringraziare il dottor Urrico che mi ha dato la possibilità di fare del bene e continuare a fare il bene. Ecco. Come lo fa l'utile. Certo. Ringraziamo ancora il dottore Andrea Niglio per la sua valida collaborazione. Ringraziamo gli ospiti che sono intervenuti. Mi viene in mente in questo momento l'avvocato Barba, qualche altro, il dottore De Lucia. Ringraziamo i telespettatori che ci hanno seguito, un ringraziamento anche alla squadra nostra interna dei cameraman Enzo Campitirlo, Letizia Musacchia e Roberto Rizzo. Ringraziamo il regista Paolo Anvari, pur hanno fatto tutti i salti mortali per tirare su questa trasmissione che ci è sembrata molto valida, molto interessante. Abbiamo fatto del nostro meglio, ringraziamo Giovanni Capozzoli che ha coordinato un poco qui il lavoro nei nostri studi, Enzo De Via, qualche altro che ha partecipato a questa bella trasmissione. Abbiamo fatto, dicevo, del nostro meglio per offrirvi qualcosa di interessante, di stimolante. Il nostro augurio è solo di essere riusciti nel nostro intento. Grazie e ci vedremo prossimamente. Buonasera a tutti.